sicuramente qualcosa nel tiro da tre e cercheranno di lavorare per abbassare i ritmi del gioco. Vai Luigi! Probabilmente gli Stati Uniti aumenteranno. C'è anche l'Italia rappresentata dal direttore di gara che vediamo inquadrato, la Monica, il specialese, che rappresenta dunque anche la nostra pallacanestro ai massimi livelli, con Maragno e Arte Zilla, la terna per questo atto conclusivo di Turchia 2010. Asik e Odom a saltare per la contesa iniziale, mentre un impianto che ha 15.500 posti a sedere, probabilmente questa sera presenta molti di più. E... primi due punti, Derrick Rose, prima idea, il fallo c'è, messo, è andato a cercare la Plato d'Anello, che ha vinto il titolo 2010 con i Lakers della epica finale che è tornata alla ribalta con Boston in lunetta dopo il fallo a Schick, ieri protagonista in semifinale nella parte conclusiva di un episodio controverso. Asik colpito fortuitamente al volto, non è potuto rientrare all'ultimo minuto. I liberi li ha presi Arslan al suo posto, lui quarto, Tunceri. Gli porta un blocco alto, Asik ribalta per Onan. Tutto perfetto, preoccupato della sua difesa. Quando il pallone pesa si è detto Kevin Durant si carica, sappiamo quanto per la Turchia sia fondamentale avere verticalizzazione del gioco. La Turchia tira bene da tre, riesce ad andare a giocare in avvicinamento spalle canestro, ma non ha tanti giocatori che verticalizzano. Dovrà andare a chiudere tutte queste penetrazioni mentre gli esterni recuperano all'interno della da fuori, e c'è il fallo in attacco di Tyson Chandler, uno dei tre lunghi con Love e Odom della formazione americana, formazione a trazione posteriore, dove peraltro soltanto il mancino dei Lakers ha avuto Gary Gordon, e poi si accende una discussione animata, ed è un eufemismo tra Chandler e Itto Turkoglu. Ricordiamo che saranno tutti in NBA nella prossima stagione i lunghi della formazione turca, e insieme dunque a Turkoglu ci saranno Asik, Erden, Ilyashova, e guardate questo momento tipico. Di questi momenti se ne vedono molti in NBA. Turkoglu è andato a creare una situazione di pressione, è normale che lo faccia, non dico giusto o sbagliato, è normale che lo faccia in una partita come questa, ma tutto è stato rimesso in ordine, mi sembra. Secondo fallo per Tyson Chandler, che chiede why, continua a chiedere perché, è cascato in pieno, eccolo qui, vedete qui la provocazione di